Finisce Son Cinese con Lazio Corte, vince con Lazio Corte 1-0, siamo con il mister del Soncino Marco Lucchituelli. Allora Marco, un buon primo tempo, una buona prima zona primo tempo, poi subito il gol, la squadra si è un po' persa. Ma diciamo che è stata prevalentemente una partita dai contenuti tecnici bassi, direi, nel senso che è stata una partita giocata esclusivamente sulle seconde palle, già da subito, e sono stati bravi loro perché praticamente nell'arco dei 95 minuti le hanno vinte e prese quasi tutte loro, quindi credo che si poteva fare di più, soprattutto dopo il secondo tempo, perché c'era modo e tempo per poter riprendere la partita. Però non siamo stati in grado di riprendere una partita chiaramente alla portata. Mi è sembrato insomma che vi siete anche fatti prendere un po' dai tagli degli attaccanti, un paio di occasioni più il gol, forse con maggiore attenzione si potevano evitare. Ma credo che il gol, adesso poi dopo andrò a rivederlo, però dalla posizione in cui ero io mi sembra anche regolare, quindi bisogna essere obiettivi nell'analisi della partita e dare merito a un avversario che è venuto a giocare qua a viso aperto e ha trovato chiaramente una squadra dove si affronti queste partite con 5, 6 o 7 giocatori che sono fuori partita, è chiaro che non puoi pensare di vincere, quindi penso che oggi sia stata questa l'analisi generale di questa partita, giocando 11 contro 11, chiaramente come abbiamo fatto sabato scorso con la prima, abbiamo portato a casa un risultato positivo, oggi chiaramente con 5 o 6 giocatori sottotono è chiaro che non puoi pensare di vincere. Hai cambiato anche praticamente tutto il fronte dell'attacco nel secondo tempo, ma non ha funzionato nemmeno quello. No, quando sei sotto che devi chiaramente recuperare, anche vabbè, l'allenatore prova il tutto per tutto. Non ha dato beneficio chiaramente, perché anche negli ultimi 25 minuti non siamo mai stati pericolosi, non abbiamo mai fatto un tiro in porta e quindi diciamo che è girato tutto male. Oggi prendiamolo come una partita storta, ripartiamo e pensiamo alla prossima, che è sempre quella più importante. Non sei preoccupato? No, se l'allenatore deve essere niente preoccupato, è chiaro che bisogna analizzare nel dettaglio questa prestazione e capire che ci vuole una prestazione diversa sotto tutti i punti di vista, sbagliare molto meno passaggi, perché nel primo tempo ne abbiamo sbagliati tantissimi e siamo andati avanti ancora a sbagliarne anche dopo, quindi serve più attenzione e un po' più di qualità.